Industria 4.0 che guarda all'innovazione, alla tecnologia, che fa aggregazione, ma in cui prevale anche, insomma, una notevole quota rosa. La presenza delle donne è importante un po' tutti i settori, quando ecco, c'è in corso un'evoluzione, un cambiamento, questo può rappresentare una marcia in più. Sicuramente, la nostra è un'azienda nata nel 64, quindi oltre 50 anni che si pone parte dal mercato siciliano, noi siamo a Catania e ci occupiamo di chiusure di sicurezza per garage, capannoni industriali e centri commerciali. La nostra è un'azienda oggi di terza generazione totalmente femminile, abbiamo una quota rosa al 100% perché siamo tre sorelle che abbiamo preso in mano tutto nel 2005, quindi dal papà abbiamo preso in mano questa attività. La rete mi fa sperare di poter entrare nel nuovo mercato e nell'era della digitalizzazione, perché oggi siamo molto ancorati sul territorio, anche se negli ultimi anni, essendo anche dentro il consorzio Sustainable Island, abbiamo attivato l'export nella vicina Malta, che un po' c'è stata sempre naturale ma che ora si è incrementato notevolmente, e in altri paesi del Golfo. Quindi ora da qui, oltre all'export, vorrei potenziare il territorio facendo proprio rete sia all'interno dei consorziati che all'esterno, dando quindi una maggiore valenza a quello che è il nostro prodotto. Rete anche per migliorare la nostra immagine a livello di marketing, di comunicazione, perché penso che oggi l'era 4.0 prevede questo. Quello che già è stato detto durante questa mattina del convegno: stare insieme, l'unione fa la forza, ma non è tanto per dirlo, perché effettivamente siamo invasi da tutte le parti, da mercati che vengono, i prodotti ormai vengono comprati su internet, arrivano per vari modi, quindi dobbiamo arginare questa concorrenza e imporci sia sul nostro mercato che sugli altri mercati, così come fanno gli altri nei nostri confronti. Quindi mi auguro che questa sia la scelta vincente e devo dire che ci credo abbastanza, che possa darci quella marcia in più per poter consolidarci, perché di essere siamo affermati, però la crisi e questi ultimi anni ci hanno fatto un po' traballare, tra virgolette, quindi dobbiamo trovare la nostra nuova dimensione in quest'era digitale. Rimes Meccatronica da oggi mette insieme 25 aziende e lo fa non soltanto nella condivisione di progetti di innovazione e tecnologia, ma anche dal punto di vista della comunicazione. Forse uno dei primi esempi in assoluto in cui la Sicilia si presenta sotto un'unica faccia, appunto quella di Primis. Che cosa significa questo? Primis è ormai, grazie a Primis siamo una rete, un'immagine unica. Condividiamo innovazione, condividiamo insieme, quindi in un'unica immagine, in un'unica figura che si presenta come una vetrina fondamentale, importante per i mercati non solo italiani ma anche esteri. Quindi per noi è un motivo di orgoglio fare parte di questa rete, perché comunque è fondamentale ormai, oggi come oggi è fondamentale far parte, comunque presentarci tutti insieme in un mercato in continua evoluzione come il nostro, quindi con orgoglio, insomma, ci presentiamo così come un'unica immagine, siamo una famiglia. Industria 4.0 in Sicilia parte dal polo meccatronica. Su questo argomento si sono centrati la carrellata di interventi prestigiosi e autorevoli della mattinata di inaugurazione del polo Primis qui nella zona di Brancaccio. Allora andiamo a fare una sintesi di quello che sono i messaggi principali per questa Sicilia che in maniera forte, univoca e aggregata, forse per la prima volta, guarda avanti e guarda al futuro. Il messaggio principale è che il modello economico e sociale è cambiato e questa domanda di cambiamento comincia dalle aziende. Le aziende hanno bisogno di innovare e cambiare i loro prodotti e servizi. Come farlo? Molto spesso non hanno risorse per sviluppare e per investire in innovazione e ricerca. Allora abbiamo messo insieme una serie di progetti che partono dal piano del MISE Industry 4.0 che facilitano, se vuoi, l'incontro tra chi fa ricerca, quindi innovazione, come le start-up, che siano spin-off universitari o start-up che nascono in luoghi come i contest che organizziamo a Palermo e in tutta la città.
Sicilia, come facciamo ad organizzare il matching? Lo facciamo in eventi come l'Hackathon, come l'abbiamo già organizzato a febbraio al Policlinico di Palermo, ne facciamo adesso qua al Polo della Meccatronica, un Hackathon IoT dove le imprese lanceranno le loro challenge, le loro sfide e saranno le start-up a risolvere i problemi delle aziende.